Allora, due parole le vorrei spendere per quanto riguarda la nostra associazione, che è Zestos Climbing di Oristano. Ormai siamo rimasti l'unica associazione, siamo affiliati alla WISP, l'unica associazione che appunto porta avanti il discorso dell'arrampicata, in provincia di Oristano. Prepariamo, ormai siamo tantissimi anni che lavoriamo nel territorio dell'Oristanese. Io personalmente ho praticamente preparato, ho formato tantissimi ragazzi che adesso arrampicano e da 2 anni sono diventato formatore degli istruttori per quanto riguarda la WISP in Sardegna e l'anno scorso abbiamo formato una decina di istruttori di ottima qualità e quindi il lavoro che stiamo facendo è proprio quello mirato nel formare delle persone qualificate che possano accompagnare le persone ad avvicinarsi all'arrampicata nel modo più sicuro assoluto. La filosofia di Zestos è una filosofia che non mira tanto alla competizione, anzi per niente, quindi chi vuole iscriversi a Zestos perché vuole diventare campione del mondo di arrampicata, non è il posto, giusto. Noi cerchiamo di portare le persone in ambiente naturale, cerchiamo di far assaporare, la natura attraverso l'arrampicata, cioè avvicinare le persone alla natura del nostro territorio, a far conoscere le falesie del nostro territorio, le montagne del nostro territorio attraverso l'arrampicata, in maniera assolutamente non agonistica, ma in forma assolutamente amichevole, formando dei gruppi, formando proprio un movimento che fa apprezzare l'arrampicata nel giusto ambiente, cioè quello della montagna e della natura. Inoltre promuoviamo tantissimi eventi, ormai sono parecchi anni che facciamo il Psicoblock, che è un evento di arrampicata a Sarchittu, dove arrampichiamo nelle scogliere, quindi a picco sul mare, utilizzando una delle varie discipline dell'arrampicata, che è il Deep Water Soling, o Psicoblock. E poi eventi come gli street boulder, dove si arrampica nei paesi utilizzando praticamente le strutture architettoniche delle case. E abbiamo fatto un evento l'anno scorso che è andato benissimo a Jiezhou e poi ad Hallaj qualche anno fa. Insomma, cerchiamo di proporre proprio a 360 gradi l'arrampicata, ma assolutamente all'aperto, quindi la struttura che voi vedete alle mie spalle è solo un punto di aggregazione, un punto dove noi ci ritroviamo 2 volte alla settimana, facciamo formazione con i bambini, cosa molto molto importante, perché è una forma di educazione e di rispetto nei confronti della natura, quindi utilizzare l'arrampicata come vettore per educare i bambini a vivere l'ambiente, a vivere la natura e a rispettarlo e a conoscerlo innanzitutto, perché molti bambini magari sono abituati più che altro, soprattutto da noi, nell'Oristanese, a vedere come natura il mare, ma conoscono poco la montagna e quindi anche vivere l'aspetto della montagna è molto molto importante. Poi attraverso proprio la forma di educazione che l'arrampicata insegna, quindi avere rispetto del compagno, prendersi la responsabilità durante la fase di assicurazione del compagno, quindi prendersi la responsabilità della vita del compagno, saper utilizzare gli attrezzi e quindi credo che dal punto di vista educativo sia fondamentale. Anche io a scuola utilizzo, insegnando in questa scuola, in questa palestra, la mattina faccio fare arrampicata ai miei alunni, ed è secondo me una forma di educazione al rispetto fondamentale.